Buongiorno a tutti, e in qualità di presidente di questa associazione, Associazione Progetto San Giorgio, che di qui a qualche giorno compie il primo anno di vita, per cui poi faremo un'apposita iniziativa nel merito, porgo il saluto mio personale e da parte di tutti gli associati a tutti i presenti per questa iniziativa di stamattina. Che cosa facciamo stamattina? Lo sapete, abbiamo un nostro concittadino, Vincenzo Russo, che tra i tanti lavori, questo è l'ultimo di tempo, posso dire così, Vincenzo, è un libro che parla di mobbing. Certamente non vi racconterò la trama, anche perché voglio sollecitare in voi, come dire, il desiderio di comprarlo e di leggerlo del vivo, perché ognuno quando legge un libro, almeno a me questa è la sensazione che mi confermo, mi si fa davanti alla mente un susseguirsi di immagini come se fosse un film, e ognuno deve vedere il suo film. Quindi cosa dite? Se non posso, anche perché voi sono gli autorevoli presenti stamattina, qui presento, c'è Carmen Feniano, regista, attrice, vincitrice di un premio in particolare, perché è particolarmente impegnata nel sociale, nella difesa dei diritti del sociale, e quindi mai come in questo caso la sua presenza è ben voluta. Lei è stata vincitrice ultimamente, precisamente il 5 novembre, in occasione del premio Landieri, Teatro Impegno Civile. Dicevo, è stata vincitrice per i lavori unici, questa è stata la motivazione, l'ho testé prelevata. Dunque, vincitrice dell'impegno per lavori unici e di qualità, che hanno sempre uno sguardo attento sui diritti delle donne e sulle problematiche del mondo del lavoro femminile, e per aver affrontato testi e regie di forte valenza sociale. Questo da parte del premio Dream Team, scusate il mio inglese, che si tratta appunto di Teatro di Impegno Civile per spettacoli di diritto civile. E ho detto per quanto riguarda Carmen. Alla mia destra voi vedete il dottor Santino Mirabella, che di professione posso dire giudice in Torino, in Catania, no, in Torino c'è una cacofonia, perché abbiamo un po' polemizzato sul nord, in quanto che lui diceva: io qui sento freddo, per me sto al nord, perché a Catania non fa. Ma poi lui l'ha detto in un modo, condizionamento psicologico, lo ha detto con un certo, con un filo di non so se di ironia o meno, dico, lei deve dire, sì, rispetto a questa battuta del nord, intende solo meramente una posizione geografica, geograficamente Napoli è al nord di Catania. Però se poi lei intende qualche altra cosa, confrontiamoci. Infatti c'è, che lui dice, io sono meridionale. Noi siamo meridionali, siamo sempre il regno delle due Sicilie, non lo rimangiamo, però siamo meridionali. Quindi giudice in Catania, però qui come anche lui autore, e ci darà un suo parere e un suo pensiero sulla produzione e sul lavoro che si è fatto da Enzo Russo, nostro concittadino, non doc, perché non è nativo di San Giorgio, ma ormai è nativo di Napoli, facciamo parte di questa cosa. Sono 40 anni che sono qui. Giorgio Zindo lo conosciamo tutti, assessore al comune di San Giorgio a Cremano, varie deleghe, ma oggi lo preferiamo come assessore alla valorizzazione delle ville vesuviane. Dice, ma noi stiamo in una sede, è vero, noi stiamo nella nostra sede per espresso desiderio dell'autore. E quindi abbiamo detto prima ed eravamo d'accordo con Carlo,
che gli autori sono un po' come le spose del giorno del matrimonio, vanno sempre accontentate, vanno sempre accontentate. Nel giorno del matrimonio. Nel giorno del matrimonio. Vanno sempre accontentate. E dunque l'abbiamo fatta qua, poiché noi di norma invece le nostre iniziative le facciamo presso le ville vesuviane ed è di prassi che il nostro, poi anche componente dell'associazione è altro, ma di cui la presenza di Giorgio in qualità di assessore. E poi abbiamo Lucio Ricci alla sinistra dell'assessore in rappresentanza della casa editrice Homo Scribens, il quale spenderà qualche parola per dire i motivi per i quali questa società, questa casa editrice ha inteso dare voce e visibilità a questo, a questa produzione. Presentati doverosamente i componenti della, diciamo così, della presidenza, altre poche parole e poi passerò la parola ad altri, anche perché ci siamo dati tempi europei e alle 13 Big Ben dirà stop. Io ho avuto il piacere di leggerlo il libro, non vi dico la trama, è ovvio, vi invito ad acquisirlo, e la trama a mio parere pone fondamentalmente due questioni. Una, quella di in concreto che cos'è il mobbing, perché è un'esperienza vissuta, direi anche quasi sulla propria pelle, sebbene in via indiretta, Beh, qualche anno fa, qualche decennio fa, oggi c'è questa, diciamo così, questa introduzione di molti termini inglesi, ma qualche tempo fa, e questo me l'ha ricordato a me che ho qualche anno in più, è richiamato nel libro, qualche tempo fa si diceva più, diciamo così, più volgarmente, più terra destra, l'oppressione in pratica, la persecuzione. So bene che mobbing letteralmente non può essere tradotto come persecuzione, ma il dato reale è quello. Tant'è che quello che è stato, che viene richiamato nel libro, il famoso statuto dei lavoratori, è questo statuto. Non è nato in virtù di un editto celeste, ma è nato a seguito di una forte iniziativa in un determinato contesto sociale, politico, economico e sindacale, per cui poi ci fu quel risultato. Con i ricorsi storici oggi forse sono rimessi in discussione questi risultati. Molto. E allora anche queste iniziative possono servire per riprendere una discussione di merito. Mi ha sollecitato tanti ricordi di tante battaglie, non sto qui a dirvelo altrimenti mi prendo solo il tempo, non è giusto. Poi, un'altra cosa però ci tengo a dire, oltre a questo, i valori. Leggendo questo libro noi prenderemo visione e ci ricorderemo del valore del lavoro, del valore della famiglia, intesa naturalmente non come famiglia ristretta di ottocentesca memoria, ma benché più allargata, però la famiglia come primo nucleo della società. Il valore della deontologia professionale. A proposito di ben quattro, la protagonista ha dovuto cambiare ben 4-5 presso il conto di avvocati che la dovevano sostenere. Anche qui nasce il problema della deontologia. È un altro valore. È il valore della solidarietà. È il valore della solidarietà. E dunque, tante cose riescono a. Come si confà questa iniziativa nell'ambito del nostro humus, il nostro costituendo come associazione? Quella che attraverso, e concludo, attraverso il sapere, altro valore,
La conoscenza si può prendere coscienza dei fatti e si può decidere, partecipare alla decisione. Giorgio non me ne vorrà se ti rubo forse una battuta, ma non molto tempo fa, questo lo faccio perché un'autocritica la dobbiamo fare noi italiani, abbiamo un po' la memoria corta, perché non più tardi di qualche pochi mesi fa un ministro della Repubblica ebbe a dire che con la cultura non si mangia. Ma con l'ignoranza si dovrebbe aggiungere. Quindi queste e tante altre cose mi ha solleticato e mi ha fatto rivedere, penso alle tante discussioni di mio padre, nobile operaio di una grande parte. Dunque, noi siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa nei nostri locali e credo che sia venuto il momento che da parte mia di passare solo la parola agli altri convegni. Grazie.